Sconfitta casalinga per l'Arezzo Calcio femminile contro la Ternana, che allo stadio Città di Arezzo si è imposta per 2-1. Purtroppo i risultati non girano molto dalla nostra parte, abbiamo ottenuto purtroppo oggi un'altra sconfitta, non meritata secondo me, e abbiamo combattuto e ci abbiamo creduto fino alla fine. E ci manca però ancora quella voglia e quella cattiveria di portarla a casa, perché dobbiamo dare tutti quel qualcosa in più per riuscire ad arrivare all'obiettivo e quindi fare più punti possibili partita dopo partita. Ovviamente dispiace anche oggi, perché si sa tutti che allenarsi e giocare con dei risultati a tuo favore rende chiaramente l'ambiente sempre più sereno. Questo non vuol dire che non ci sia comunque affiatamento tra di noi, stiamo migliorando comunque allenamento dopo allenamento, e niente, la rabbia proprio di oggi è perché ce l'avevamo lì, lo sentivamo e c'eravamo, poi abbiamo preso purtroppo su un altro errore difensivo un gol, quindi su due errori difensivi e ci siamo un po' perse, però questo non vuol dire che la prossima partita saremo insomma KO, anzi. Ci rimbocchiamo le maniche da martedì e lavoriamo per la prossima. La squadra guidata da mister Testini occupa adesso il 10° posto in classifica, 4 punti dalla zona retrocessione. Il prossimo incontro vedrà l'Arezzo Calcio femminile affrontare in trasferta il Chievo Verona Woman. Il campionato difficile va bene tutto, però queste sconfitte insomma sono un po' inaspettate per come è venuta, per come sta la partita, quindi vabbè, prendiamo quello che è stato e va bene, cercheremo di capire dove possiamo migliorare e lavoreremo, questa è l'unica cosa che si può fare in questo momento.